Ciao a tutti alieni e benvenuti in questo nuovissimo video. Stavo facendo prima Musical.ly e a un certo punto ho detto no, vabbè, basta, devo parlare di una cosa. Leggo tante volte nei messaggi privati cose del tipo: vorrei tanto realizzare il mio sogno, ma ho paura perché dopo la gente mi critica, mi giudica. Allora ragazzi, dovete realizzare il vostro sogno. Non dovete lasciarlo perdere solo perché gli altri vi dicono no, non potete farlo. Dovete mettervi in testa una cosa, che tanto la gente vi giudicherà sempre. Se voi state realizzando il vostro sogno, vi dirà vabbè, tanto non ci riuscirà mai, vabbè, dove vuole andare? Oppure, se non lo volete realizzare, ha paura, si vergogna. Non date mai retta alla gente, ma date retta sempre a voi stessi e andate avanti per la vostra strada. Mi avete visto in condizioni veramente orribili, dal Davide scalzo, dal Davide col pigiama, dal Davide mezzo nudo, dal Davide che era triste, dal Davide che era felice, dal Davide pazzo. Mi avete visto in tutti i modi e sono anche orgoglioso di questo. E non mi interessa se la gente mi giudica. Non fate come il 70-80% della gente che fa una vita normale, senza sogni, oddio che schifo. Realizzate il vostro sogno. Io ho un sogno, anzi molti, e intento realizzarli tutti quanti, dal primo all'ultimo. E ci voglio riuscire e ci riuscirò. Grazie di cuore veramente per tutto il supporto che mi date. Non potete capire quanta felicità mi date ogni volta quando leggo i vostri messaggi. Grazie, grazie, grazie. Abbattervi se le cose nella vostra vita stanno andando male. Non dovete mai mollare, perché le cose non andranno mai sempre male. Prima o poi arriveranno anche le cose belle. E io sono la dimostrazione, perché è quasi passato un anno da quando Benedetta e Dani non ci sono più e avevo perso tutti i miei migliori amici, avevo perso tutti. Stavo con il morale a terra veramente. E anche grazie al vostro supporto sono rinato. Ora ho tantissimi amici, sono felice. Non fate il mio stesso errore dell'anno scorso, che mi ero chiuso in me, nella mia stanza, dove non volevo più vedere nessuno, non volevo più uscire. Perché c'è stato un momento di questo tipo e ho pensato anche cose molto brutte che adesso non mi va di raccontare. E sono sicuro che direte sì, va bene, ok, non bisogna mollare. Starei leggendo un copione e tutto va bene. No, non è vero. Io ci metto sempre il cuore per voi. E vi voglio tantissimo bene, ma tantissimo, tantissimo. Ciao Maria Sole. Vieni. Da, non puoi mettere un video. Che stavo dicendo verso quel discorso? Dovete pensare sempre positivo e dovete sempre contare su voi stessi, come vi ho detto nei vecchi video. Mai contare sugli altri, perché tanto prima o poi gli altri vi tradiscono. Questo era il video. Mi dispiace se non era un video divertente o come al solito, ma ci tenevo a sfogarmi e dirvi queste cose perché era da tanto tempo che ve lo volevo dire. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al mio canale, che si trova il bottoncino qua sotto. Noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao alieni. Ok, sì, cioè, non lo so, forse giocherai più o meno come giocavo io. È così che funziona, sai, io ero abbastanza negato, quindi... Quindi probabilmente arriverai, non so, al mio stesso livello, forse. Sarai bravissimo in un sacco di cose, in questa non credo, perciò non voglio che stai qui a tirare la palla per tutto il giorno, ok? Ok. Bravo. Ehi. Sì? Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Neanche a me. Ok? Ok. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere.
Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Addio, addio, amici, addio. Addio. Ma venite domani da noi. Ciao.